per il terzo anno consecutivo in cabina di regia per quanto riguarda l'organizzazione tecnica del trofeo La Iguaglia, troviamo il GS Emilia, protagonista, oltre al trofeo La Iguaglia, di numerose altre manifestazioni per ciclisti professionisti. Sempre più duro, Presidente, organizzare corse per professionisti? Sì, è sempre più difficile perché il traffico è aumentato diciamo in modo esponenziale. Avere i permessi per organizzare le corse da parte degli enti diventa sempre più difficile. Poi in primavera, soprattutto in questo periodo, è difficile perché le strade dopo l'inverno sono quasi impraticabili, per cui anche questo porta delle difficoltà. E poi non dimentichiamoci anche il fatto economico attuale, che non è proprio un bel periodo. In questi ultimi 4 anni di crisi è chiaro che se ne risente anche da quel lato lì. Torna in Liguria il grande ciclismo. Nel 1964 Guido Neri con la maglia della Molteni vinse la prima edizione del Trofeo La Iguaglia. È passato oltre mezzo secolo, ma il fascino di questa corsa è rimasto inalterato. Sì, è sempre una grande emozione quando si parla di Trofeo La Iguaglia dopo 53 anni. È sempre il cuore batte forte forte, è un po' l'inizio della stagione ciclistica, oggi ancor più perché il Trofeo La Iguaglia è la gara di apertura europea del nostro ciclismo internazionale, quindi si apre dalla Liguria, si apre dalla provincia di Savona, dall'estremo ponente savonese. Sindaco, questa concomitanza col Giro del Mediterraneo con arrivo a Bordighera, pensate che vi possa danneggiare? Ma diciamo no, non danneggia sicuramente noi, il problema è che danneggia un po' il popolo del ciclismo. Secondo noi era opportuno dividere diciamo queste due eventi di categoria diversa, La Iguaglia sicuramente categoria superiore, però è sempre bello vedere dei professionisti sulle due ruote, quindi prevedere un arrivo in concomitanza a 60 km di distanza forse era meglio non averlo, però siamo sicuri di poter affrontare anche queste problematiche qua. Il ciclismo è in grado di affrontare queste difficoltà, oltre a tante altre che in questi momenti sappiamo che ci sono. Da sempre il ciclismo ha bisogno dell'apporto della polizia stradale per svolgere in sicurezza le sue manifestazioni. Quest'anno la polizia stradale fa qualcosa di più in occasione del trofeo La Iguaglia per i più giovani. Sì, grazie al ciclismo, grazie a questa bella manifestazione facciamo in modo che oltre a dare sicurezza ai ciclisti e alla circolazione stradale possiamo anche approfittarne per incontrare i ragazzi, incontrare soprattutto i bambini delle scuole elementari e cominciare, grazie all'evento, a trasmettere a loro quelli che sono i principi della sicurezza stradale, molto importanti perché poi saranno loro i futuri protagonisti della circolazione.